Vedi che c'è, a un certo punto sembra che qua ci fosse un'interruzione, poi all'interno comunque non c'è il buco proprio, perché sì, dentro ci sono delle cose, il materiale c'è, sì, quindi si sta rigenerando, si sta riparando. Come ti dicevo, io oggi proverei comunque a fare qualcosa di blando, cioè non ti mettere a fare degli scatti, Sì. Ok, quindi un po' magari avete il terapista in campo? Sì, abbiamo... Fai fare qualche esercizio mirato, ok, eccentrico, sì, dovrebbe sapere come occuparsi di tutto. Grazie mille, Mi dispiace essere rotto di qua. Siamo uno di noi! Siamo uno di noi! Grande Mauri! Non dico niente, tuoi! No. Ragazzi, l'infermeria dell'MSP è messa così, ragazzi. Sono cazzi! E vabbè, riprendi! No, no. Ah! Oh, che fa male, no! Dai! No, ti giuro, lo sai che non mi lamento mai, mi fa troppo male. Dai che non c'ho tempo da perdere, non parla femminuccia, no, e becca te stessa dottura. Mi fa malissimo, non so cosa. Poi vi ripeto, quando noi abbiamo poi alla fine la coscienza pulita, frega un cazzo, abbiamo dato quello che dovevamo dare. E vi ho detto, siccome non abbiamo avuto troppi inciampi quest'anno, anzi siete stati bravissimi secondo me, se giochiamo come domenica possiamo buttare tutto dentro al filo, quello che è stato fatto. Ma ricordatevi che se facciamo questa figura di merda qua, cioè giocare come domenica e poi ripetere anche la domenica dopo un'altra prestazione come domenica, e spero che sia stato un inciampo, quello che abbiamo fatto non se lo ricorda più nessuno, non se lo ricorda già nessuno quello che abbiamo fatto. Qui non se lo ricorda nessuno quello che abbiamo fatto! Chiaro? Avete capito bene? Mi avete ascoltato bene stavolta? Ok? Quindi io personalmente ci credo ancora, ma auspico che si metta in campo una prestazione di livello di quelle che avete fatto vedere spesso quest'anno. Non quelle ciofecherie che ho visto domenica, che vi giuro, come vi ho detto tante volte, di essere orgoglioso di essere il vostro allenatore. Domenica io in panchina mi sono vergognato di essere il vostro allenatore. Mi vergognavo di essere il vostro allenatore domenica. Dal primo all'ultimo. Mi sembrava che vi avessero fatto veramente un elettroshock a tutti. Vi avessero messo dentro quelle macchine che vi hanno completamente resettato il cervello e non c'era niente da fare, non c'era niente da parlare con nessuno perché tanto non c'era niente da fare. Allora, adesso siamo qua, mancano 3 partite a noi. Se voi siete contenti così e contenti di arrivare alla fine facendo così, io ragazzi mica sono dentro di voi, però non ci credo che siate contenti. Perché avete tirato la carretta per un anno e adesso che siamo alla fine dove c'è da tirare delle righe per tirare delle somme, non penso che sia proprio auspicabile una roba così. Io penso che dentro di voi abbiate un po' di amor proprio da dire no ragazzi, adesso ci mettiamo qui, quelli di domenica ci hanno dato 3 gnocchi, adesso glieli diamo indietro e ci mettiamo tutto noi stessi e fate un esame di coscienza ognuno per conto vostro. Un esame di coscienza dovete fare, ognuno per conto vostro, e sapere dove abbiamo sbagliato e perché abbiamo sbagliato. Perché se voi pensate di incontrare le squadre ultime in classifica e di metterci poco per vincere, vi state sbagliando di grosso. Primo, perché non è così. Secondo, non vincerete mai un cazzo in vita vostra se questo è quello che pensate. Terzo, i campionati, quando ci sono quelle famose frasi faste, si vincono contro le ultime, ma è così! Perché le squadre forti, cazzute, contro le ultime gli danno 5 pere e vanno a capo. Noi ci giocavamo una buona fetta, e abbiamo fatto quella prestazione lì. Quindi l'esame di coscienza ve lo fate, se non ve lo siete ancora fatto, fatevelo, andare a domenica. Ma io domenica mi aspetto una grande prestazione, ma grande prestazione, grande, oltre ogni limite. Bene? Allora adesso facciamo riscaldamento, fatto bene.
poi giochiamo, facciamo una piccola parte atletica, proprio piccola, per rimettere un po' a posto le gambine, e poi dopo giochiamo ancora, bene? Forza. Allora, questa è la rubrica inside di allenamento, quindi dentro l'allenamento della MSP. Allora, come giudichi il tuo errore? Giudico? Senza voto, insufficiente. Sufficiente, male. Lì un bomber deve fare gol, no? Sì. E parlando di bomber, andiamo dal bomber! Mamma mia! A quanti gol sei in campionato? Chi? Tu. Tre. Sei a tre? Basta, sì, davanti. Quattro partite giocate, tre gol. Ma tu giochi per far segnare gli altri, no? Ma diglielo. Ma trequartista, perché sei venuto da me? Il maglione il bomber. Perdi tempo. Media gol però giusta la mia, 90 minuti un gol. Un gol, no, ragazzi, 90 minuti un gol. Qui mi sa che nessuno il ti bomber può battere. Non c'è. Qua in mezzo no. Il bomber non c'è. Fenomenino! Casa nostra non ti promette, no. Allora, com'è fare il difensore in prima categoria? Beh, te lo potrei dire se giocassi, però. Cap, ci chiedono dalla regia, ma voi prendete dei soldi per giocare? Abbiamo un rimborso spese in base a quanto distanti siamo dal campo. Sì. Quindi più distante sei e più vecchio sei. Perché Luca ridi? Lui ride perché è un bel capitano. Quindi non è più forte se hai più guadagni, no? Beh, è una conseguenza. Quindi se sei più bravo... Più vecchio sei, più guadagni. Hai una mia famiglia da mantenere. Esatto. Capito? Ho i figli a carico. Sì, funziona così. Ho figli degli altri a carico. Ho miei compagni di squadra a carico. Piccolo lavoro di corsa per i ragazzi dell'MSP. Cazzo, me la dite che fa questo, porca troia. Ma si corre tanto in prima categoria? Perché è una domanda alla bocca di tutti. Si cammina più o meno. Questa è la camminata che abbiamo mediamente. Ok. 2-1, vai. Ha camminato abbastanza veloce, devo dire, sì. Scusi, lei, fenomenino, si corre molto in prima categoria, si chiedono. A me lo chiedi? Sì. Perché sempre da me? Tanto i video li tagli. Albi, tu che corri tanto. Sei tu, li tagli i video. No, il giusto. Li tagli i video. Il giusto per arrivare secondi. Ok. No, per arrivare secondi no. Dai. Allora, DS, com'è fare il DS in prima categoria? In questo momento, bene. Bene, vero? Poi. Guadagni tanto, non fai un ca... No! Non è vero. A parte gli scherzi. Come convinci i giovani a venire nella tua squadra? Come li convinci? Non li convinci, li compri. Ok. Li convinco con il progetto. Però come si svolge il tuo lavoro? È un lavoro in cui devi prendere le decisioni, o in negativo o in positivo. Ok. Sai, quando un ragazzo degli anni che sta con te... Un anno gli vai a dire no, per sì. Te non c'è più posto, purtroppo sì. È una porca di... Quindi vanno a schierare un po' quei rapporti tra comunque sia giocatore, ambiente, squadra, è difficile poi, se si hanno progetti diversi, separarsi. Ah sì, quello sì, okay. Quello è normale. Ok. Però per quanto riguarda andare a pescare magari dei fenomeni, oppure anche dei giocatori bravi, cioè giri o non giri? Devi girare, devi andare a vedere le partite, okay. Il sabato... Vai a vedere tutte le juniores. Quindi al posto di stare con la famiglia tu giri? Oi, il sabato vai a vedere le partite. Vai a vedere le partite e vedi un po' i fenomeni. Sì. Quindi Luca Goyormella l'hai pescato così. Ah sì, l'ho pescato così. L'ho pescato così. L'ho pescato. 3-2-1. Com'è fare l'allenatore in prima categoria? Non è la prima volta, è una bellissima esperienza. Adrenalina allo stato puro. E com'è tenere sulle spine i giocatori, non farli mollare anche mentalmente? È il duro lavoro dell'allenatore. L'allenatore ha tanti pregi, però oneri e onori. Un grande onere è quello che bisogna tenere sempre sul pezzo i ragazzi, fino alla fine. Fino alla fine, ragazzi. Tradotto, così la domenica correte. Io non voglio vedere i miei giocatori che camminano la domenica. Non voglio. Non tollero
Dai. Palo. Mamma mia. Uno, due, tre, raso. Raso. Palo. Grande Coma! Grande! Allora, com'è fare il portiere di prima categoria? Una merda. Ho perso il conto di quanti secondi sto, porca miseria. Mi dici quando parte? Hai un timer? I veri bomber partiamo. Trovano la concentrazione così per partiamo. Segnare. Esatto. Quanto vuoi stare? Non mi fare. Qualcuno diceva, ma potrei avere problemi di schiena a 20 anni? 21, quasi 21. È quell'anno in più che 21. Quando arrivi a 33 come me. Quando arrivi a 33 come il cap. Cosa? Ti mettono in croce così alla fine, capito? Sì, allora cap, quindi qual è il segreto per la voglia? Quella che non ha lui, no. Fare un lavoro che stai seduto su una sedia. Sì. Studiare per non lavorare. Esatto. Oh, quanto sta? Manca 10 a te. Ragazzi, è circa da una buona mezz'oretta che stanno correndo. Ormai non ce la fanno più, però fa capire quanto è importante la condizione fisica e atletica, ragazzi. Anche in prima categoria non va mai trascurato. Cioè, in realtà in tutte le categorie, però in prima categoria ancora di più. Senti, sento che poi mai. Non sa che. Com'è allora? Com'è? Dai, per oggi è andata. Ma che? Ancora dobbiamo finire. Come ancora dovete finire? Manca uno. Ne manca ancora uno. Oh, wow. Mamma mia, 40 minuti di corsa, ragazzi. Stacca, stacca, che adesso ho finito. Stacca, 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 che si prendono. Stacca, stacca, stacca. Niente, ragazzi. 50 minuti di corsa, easy. Easy peasy, la squeezy per il boss. Via. Dai Cala, no, no, no. Cacciami una bella punizione. Fuori dal campo la tiro. Oma! Troppo pressione. La maledetta, Sai dove finisce? La maledetta. Secondo me prendo Tana. Oh, Tana! La sì. Prima categoria. Fuori, fuori. Sali un po', sale.
a fallo. Sali, 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 sali. Tanto, tanto. Ma no, basta. Vai, bravo. Dai lì, dai lì. Messo. Doccia. Grande cavo. Non c'è più, guardate come la metto, guardate come la metto. Santoro. Non la metto. Vabbè, dai, guardate come la metto, guardate come la metto, secondo tentativo. Oh! Non la metto. Tiramento, oh. Guardate come la metto, terzo tentativo. Ma è quello buono. Facile con le mani. No, 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 no. No, 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 no. Doccia! Un po' d'acqua? Ma prendiamo l'acqua. Ma voi ce l'avete un frigo? Dai, ma voi ce l'avete un frigo pieno d'acqua? Ma voi ce l'avete? No, no, no. Anzi, prendo uno, bel gesto. L'acqua ci vuole sempre. Ah. Adesso non finiamo il cazzo di Tana. Per il blog. Sono giapponesi, oh, sono geloso, con i pizze, con i pizze giapponesi, contenuti piccanti in prima categoria. Oh, come siamo quelli tipo tengono la scarpa stretta con i lacci? Forza Inter, brutto gesto, coma, brutto gesto. Bagazzino, scarpe. E niente ragazzi, questo era un po' l'allenamento in prima categoria, come avete potuto vedere, intenso, tanta corsa, tanta qualità e soprattutto in doccia tanta personalità. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video per le partite che mancano della serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, state connessi, stiate lì concentrati, perché usciranno delle bombe, delle partite mine. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.